prestazione da parte della squadra? No, secondo me no, è un brutto risultato. Noi eravamo partiti molto bene e il gol del pareggio è lì, è stato il nostro errore, secondo me. Ci ha abbattuti troppo, nel senso che poi abbiamo smesso di fare le cose che avevamo fatto fino a quel momento e che ci avevano portato al vantaggio in maniera meritata. E dopo l'abbiamo rimessa a posto subito nel secondo tempo, e poi c'è stato il gran gol del 3-2 e poi abbiamo provato, ma non siamo riusciti a pareggiare. Il rammarico è quello di essere partiti molto bene, siamo andati in vantaggio, dovevamo continuare, invece una volta che loro ci avevamo pareggiato, noi, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti del primo tempo, abbiamo smesso di fare le cose che dovevamo. Il gol di Valentini sembrava regolare. Gli errori ne abbiamo fatti tanti noi, ci sta che abbia sbagliato anche l'assistente. Per me era regolare, però non cambia molto, nel senso che ci sta che l'arbitro o il suo assistente sbagli come lo sbagliamo noi giocatori. Ma nel gol annullato, ho visto, spiegavano, cioè sul lancio non c'era fuori gioco. Forse sull'ultima, sull'ultima spezzata. Il problema è veramente, cioè, conta poco. Ha deciso così, certo. Va bene così. Altre volte faremo gol che siamo in fuori gioco. Altro? Il finale avete trovato, forse si è sentito fuori questa pizza? No, beh, l'abbiamo provato, abbiamo messo pallone in mezzo, abbiamo calciato due o tre volte con Guazzo, con Marconetto. Diciamo che siamo riusciti a concretizzare il fatto di avere molti uomini nell'area avversaria. Il Real Vicenza si è difeso molto bene. Quindi tutte le volte che siamo andati in vantaggio, subito dopo abbiamo rientrato di 20 metri. Non è negativo, è fatto. La cosa, secondo me, oltre ovviamente al risultato che è negativo, dobbiamo concentrarci sul fatto che siamo passati in vantaggio e secondo me stiamo mettendo anche in difficoltà la Vicenza. Vabbè, 12 minuti. Vabbè, quello che era, nel senso, la partita ce l'avevamo noi, poi eravamo passati in vantaggio, perciò era la soluzione migliore. Abbiamo preso il gol del pareggio e come noi ci siamo sorpresi che gli altri ci possano segnare. Invece addirittura poi ci hanno fatto 3-2. Bisogna giocare sempre, nel senso quello che succede in campo è importante, ma non deve condizionare. Sia un gol fatto che un gol subito. Mi scusi, insomma dopo il primo gol fatto, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, e anche come è avvenuto il gol, perché c'è stato un calcio da fermo, quindi come tale. Lei non pensa che così anche quel gol sostanzialmente sia stato un pizzico negativo, cioè nel senso che ha dato ancora più tranquillità e sicurezza ad una squadra che invece deve pensare a lottare dal primo al 90esimo e anche oltre per portare a casa il risultato, al di là del risultato come è andato? Il gol ci doveva dare ulteriore tranquillità, ma perché è importante essere tranquilli in campo, ma mantenendo la giusta tensione. Invece noi, loro hanno pareggiato abbastanza un minuto. E lì è come se noi ci siamo sentiti così, in difficoltà, come se è impossibile per noi prendere gol, invece ripeto, addirittura poi ne abbiamo presi altri due. Però il gol andava bene, che siamo fatto subito. Era adrenalina, era benzina per noi, e invece c'era quasi, non tanto il gol fatto, ma quello subito, secondo me. E dopo l'abbiamo rimessa a posto anche subito, i primi minuti del secondo tempo, e abbiamo ripreso gol, anche se in quel caso è stato, beh, subito, è stato subito, una cosa. Tanto, subito no, perché se abbiamo detto il gol del pareggio. No, subito nel secondo tempo. Parte finale del secondo tempo, del primo tempo non l'abbiamo giocato bene, assolutamente. Dico subito appena è iniziata la partita, nel secondo tempo. Certo. Dopo il 3-2 va dato merito anche l'avversario, quindi ha fatto un gran gol. Poi ci abbiamo provato, però dopo è stato. Cioè non ci siamo riusciti. Il campo ha detto quello.
Ecco, e la gestione, sicuramente c'è anche una gestione delle risorse fisiche, per visto mercoledì si gioca la prossima settimana, sì, in modo ravvicinato. Conta anche quello tiene il suo posto. Ma nelle scelte di oggi? Sì, no. Ho fatto giocare quelli che secondo me stavano meglio per questa partita, tenendo conto poi ovviamente che ne giochiamo un'altra mercoledì. Però oggi ho giocato una formazione, cioè i giocatori che pensavo durante la settimana stessero meglio. Cioè, non ho. Già mercoledì il pensiero sarà un po' diverso, nel senso, vediamo che recupera meglio, però per questa, visto che avevamo avuto praticamente una settimana, ho scelto in base a questioni prettamente tecnico-tattiche, non fisiche. Mister, sul calcio d'angolo, lei dà delle disposizioni, cioè tipo zona, marcate per un palo, sì, interventi di spiga. C'erano due liberi completamente al centro dell'area, un errore oppure il piazzamento che è sbagliato. No. Ma non è Cannelupo in area. Non è che? A Cannelupo, dovrebbe essere così. Non sempre tutti sono abbastanza lupi. Ma noi facciamo la zona mista. I primi marcano la zona, poi gli altri vanno in marcatura a loro. Tanto c'è stato un bel blocco loro, sono stati bravi anche loro, Hanno fatto gol e dobbiamo evidentemente essere più preparati in quella situazione. Vedere un po' la posizione centrale.